Ciao, questa sera voglio farmi un'insalatina con delle cose di stagione. Ho qui delle noci, un finocchio e un arancio. Prima cosa voglio far vedere se riesco come sbucciare l'arancio a vivo. Allora, vediamo un po'. Quindi, beh, io ho qua il piatto per mettere il mio arancio, me ne serve forse un altro per mettere, diciamo, gli avanzi. Allora, andiamo a non fare disastri. Ci vuole un coltello ben affilato, lama sottile. Io ne ho qua due, adesso vedrò qual è che va meglio. Prima operazione da fare è tagliare le due estremità per appiattirlo, senza possibilmente intaccare la polpa sotto. Quindi tolgo la prima e tolgo la seconda. Ok, quindi mi rimarrà più o meno in questo modo. Adesso con il coltello tolgo la buccia cercando di intaccare appena appena la prima pellicola che ricopre gli acini dell'arancio. Vediamo se ci riesco. Quindi farò un lavoro di questo genere. Quindi, come si vede, qua rimane proprio attaccato appena appena qualche decimo di millimetro. Devo fare questa operazione ovviamente per tutto l'arancio, levando, ecco, anche questa parte bianca. Andiamo a fare un po' piano, senza schiacciare. Il coltello deve essere, come dicevo, ben affilato in modo da non dover fare troppa pressione mentre taglio la buccia, se no praticamente l'arancio lo spremo, insomma. Ecco, quindi tolgo anche queste parti qua. Spero che si veda, sono un po' al buio. Bisogna non fare troppa pressione sull'agrume, perché ovviamente se no mi va via tutto il sugo. A questo punto dovrò fare questo. Sempre con il coltello ben affilato, taglierò a forma di V lo spicchio in corrispondenza della pellicina che separa uno spicchio dall'altro. Quindi così e così. Ed ecco il mio spicchio pelato a vivo. Quindi ripeterò l'operazione, quindi taglio la pellicina, tolto il primo, poi diventa anche un po' più facile. Bisogna proprio fare un'operazione chirurgica di togliere meno polpa possibile. Ecco, qui ho lasciato un po' di bianco, in effetti andrebbe tolto perché poi dà un po' di gusto amaro.
Adesso spero di non annoiarvi troppo con questa operazione, però ci vuole un attimo di tempo. Magari. Eccola. Questo è un arancio un po' maturo, magari con un pelo meno maturo viene anche un po' meglio, perché questo è un po' morbido, però è anche più dolce. Ecco, quindi alla fine dell'operazione avrò i miei acini, insomma, i miei spicchi di arancio e mi rimarrà in mano praticamente le pelli che separano uno spicchio dall'altro. Qui c'è dentro anche ancora un po' di succo e volendo, stringendo, possiamo anche spremere un po' e servirà per condire la nostra insalatina. Ecco fatto. Allora questo mettiamo là. Adesso affetto il mio finocchio. Il mio finocchio io uso il mio coltello di fiducia, ovviamente è già lavato e sistemato. Ecco, io il finocchio a me piace affettarlo in questo modo qua. Fettine molto molto sottili. Si può vedere. Preferiscono invece tagliarli in modo perpendicolare, viene a pezzettini. Io però non so, preferisco, mi dà più soddisfazione mangiarlo così. Ecco, salatina è quasi pronta, mancano le noci. Queste, vabbè, non faccio vedere come si rompono, ovviamente. Adesso le preparo a parte, poi le metto sopra. Arrivo. Ecco, ho preparato le mie noci, adesso le un pochino. A posto, mettiamo un poco di olio. Quello taroccato, non facciamo vedere la marca. Pizzichino di sale. Pizzico di sale. E a chi piace anche un pochino di pepe. Ecco, abbiamo un'insalatina pronta, un bel piatto vegetariano. C'è dentro praticamente di tutto, c'è la noce, c'è l'arancio, le vitamine, c'è la verdura. Per stasera il piatto è a posto.
Saluto tutti, ciao, alla prossima.